buongiorno e benvenuti al nostro appuntamento Un giorno, un allenamento. Con noi oggi ci sono Antonietta e Tina. Faremo due semplici esercizi a coppia in modo tale che siano più facili da eseguire. Inizieremo con un esercizio sull'allungamento della fascia pettorale. Quindi la nostra Dina sarà di spalle, ok? Stenderà le sue braccia dietro, mi raccomando, con i pollici rivolti verso l'alto. Antonietta dovrà semplicemente mantenere e sostenere una mano e l'altra. Dina dovrà prendere l'aria dal naso e buttare fuori l'aria dalla bocca, cercando di mantenere il petto aperto, quindi ben esteso, e la parte dorsale spinta leggermente in avanti. L'allungamento che percepirete sarà su questa fascia centrale. Dovete mantenere la posizione per 30 secondi. Trascorsi i nostri 30 secondi, Antonietta lascerà le mani di Dina e si invertiranno nella posizione. Antonietta si metterà di spalle e farà lo stesso identico esercizio, sempre per 30 secondi. Trascorsi i nostri 30 secondi, dobbiamo cambiare nuovamente la posizione, perché la ripetizione sarà fatta per 3 volte ciascuno. Antonietta dovrà prendere l'aria dal naso, buttare fuori l'aria dalla bocca, mantenere questa posizione di petto aperto, perché, ripeto, siamo sulla fascia centrale alta del petto. Ovviamente la tensione, se il soggetto avverte troppa tensione, quello che sta dietro può leggermente aprire le braccia e diminuire la tensione muscolare. Ecco perché è necessario avere un compagno, una compagna per aiutarti in questo esercizio. Oppure potresti utilizzare, se sei da sola o da solo in casa, basta utilizzare una porta. Venite con me che ve lo mostro. Ecco qui, siamo davanti a una porta. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo posizionarci sotto l'arco della porta, mettere le mani con il pollice rivolto verso l'alto da una parte all'altra e spostarci leggermente in avanti e mantenere questa posizione per 30 secondi. E poi lentamente, trascorsi 30 secondi, ritorni indietro. Ripeterai l'esercizio per 3 volte. Adesso sono trascorsi i nostri 30 secondi e lo ripetiamo per la terza volta. Prima una persona, ok? O meglio, se Dina, per esempio, non dovesse avvertire alcuna tensione, io posso chiedere ad Antonietta di stringere un po' le braccia all'interno. L'importante è che il gomito rimanga il più disteso possibile, senza forzare, mi raccomando. Seguite la naturalezza del corpo e soprattutto non oltrepassate la soglia del dolore. Se vi fa male, aprite all'esterno. Trascorsi i nostri 30 secondi, l'ultima ripetizione, girati Dina, ok? Benissimo, ricordati, pollici verso l'alto e facciamo questo allungamento, 30 secondi, non dobbiamo assolutamente muoverci, dobbiamo rimanere in linea, fermi. Trascorsi i nostri 30 secondi,
lasciamo il compagno o la compagna e passiamo al secondo esercizio. Portiamo il braccio avanti, o il destro o il sinistro, tanto li dovete fare tutti e due. Da qui spostiamo il braccio in diagonale. L'altra mano va posizionata sotto il gomito e anche qui la mano serve per spingere il braccio verso il petto. La cosa importante è non assecondare il movimento, non dobbiamo girarci, dobbiamo rimanere sempre nella posizione frontale. Anche questo esercizio sarà fatto 30 secondi, mantieni la posizione con un braccio, puoi anche contare per 30 volte, 30, 1, 2, 3, 4, 5, se non hai un orologio. Poi lascerai il braccio e cambierai, l'altro braccio si estende, sposto e mantengo la posizione. Anche questo esercizio lo facciamo per 3 volte da un braccio, cambiamo, e 3 volte con l'altro braccio. E abbiamo dedicato questa piccola lezione ad allungare la fascia pettorale e il nostro braccio a partire dalla spalla fino al polso. Dopodiché, trascorse le 3 ripetizioni, mollerai, farai un piccolo cerchio con le tue braccia giusto per togliere quella tensione di allungamento e avrai terminato il tuo allenamento. Grazie.